Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video shopping. Ho fatto un pochino d'acquisti che ho definito acquisti d'autunno e ho preso anche una cosa dolce, quindi una cosa da mangiare. Quindi vi farò vedere gli acquisti che ho fatto da Casanova e da Tiger, perché sono stati i due negozi dove ho comprato. Poi sono passata in una pasticceria che c'è nella mia città e sono rimasta attratta da una cosina. È una cosina semplice, ma che a me piace tantissimo. Ma quella ce la teniamo per la fine del video. Direi di partire con Casanova, dove ho preso pochissime cose in realtà, però una soprattutto che mi serviva. Ho preso questa tovaglia, sono entrata apposta perché mi serviva la tovaglia e l'ho presa così con questi colori autunnali: rosso, color panna, beige, giallo. Spero riusciate a vederla. L'ho pagata 8,90 euro con il 25% di sconto perché costava 11,90. Quindi insomma ho fatto un affare. Poi la tovaglia mi serviva e quindi ho pensato che questa poteva essere carina. Inoltre sta bene nella mia cucina. Poi, siccome Casanova nella mia città tiene le Yankee Candle, ho deciso di prendere quattro candeline piccole, queste qui, le Tarte, quelle piccole. Ne ho preso 4 perché costavano poco, perché avevo voglia di profumare un po' la casa e di cambiare un pochino dalle solite profumazioni. E ho preso questa che è bagliore d'autunno come profumazione. È abbastanza intensa, però non troppo. Io non sono brava a descrivere i profumi, quindi non vi so assolutamente descrivere che tipo di profumazione sia. Quello che vi posso dire è che mi è piaciuta subito appena ne ho sentito il profumo. E quindi, insomma, questa credo che sarà anche la prima che andrò ad accendere nei prossimi giorni. Comunque si chiama bagliore d'autunno, io ve lo dico in italiano perché il mio inglese è terribile, comunque questa, e la trovate, penso, nella nuova collezione Yankee Candle, perché secondo me sono quelle che vanno proprio adesso. Poi ho preso questa alla cannella. La cannella è inutile descrivere il profumo perché lo conosciamo tutti, insomma. Questa diciamo che è un sempreverde per me perché è un classico odore dell'autunno, dell'inverno, del Natale che arriverà fra pochissimo e quindi insomma quella non potevo lasciarla lì. Poi ho preso due profumazioni invece più dolci che non sono tanto autunnali, però comunque mi piacciono. Questa che è la torta alla vaniglia, quindi profumo di torta alla vaniglia. E poi ho preso questa qui che è torta arcobaleno come profumazione. E devo dire che mi ricorda tantissimo un misto tra zucchero filato e fragola, però quella fragola un po' zuccherosa, tipo i Big Bubble alla fragola che andavano di moda quando ero piccola, non so se esistano ancora. Comunque ha quella profumazione lì che tende un po' alla fragola, allo zucchero filato. È sicuramente una profumazione delicata, forse poco autunnale, però l'ho trovata molto buona, quindi questa l'ho presa. E poi, sempre della Yankee Candle, ho preso questa profumazione che andrebbe appesa alla macchina. Dico andrebbe appesa alla macchina perché io in realtà l'ho presa con l'intenzione di metterla nell'armadio. Non so che cosa succederà perché non ho mai provato a mettere una profumazione per l'auto dentro l'armadio. Però voglio fare questa prova perché tutte le profumazioni per l'armadio che io ho comprato, sono andate bene per i primi 2 o 3 giorni e poi sono sparite completamente, nel senso che l'essenza io non la sentivo più. Forse quelle per la macchina ho pensato sono un po' più forti, quindi provo, provo e vedo che cosa succede. Se sarà un fiasco totale, pazienza. Inoltre mi piaceva perché ha la forma della giara tipica della Yankee Candle e quindi insomma esteticamente carina. Adesso passiamo agli acquisti di Tiger, dove ho preso delle cose che in realtà non è che mi servivano tantissimo, ma mi sono piaciute, quindi me le sono presa. Ho preso questa agenda che è già del 2020 ed è enorme perché è questo formato, agenda settimanale del 2020. Io questa l'ho presa perché è fatta così. È fatta così. Ogni settimana, ogni pagina, diciamo, ha una settimana e ci sono i giorni suddivisi così su colonne. Devo dire che questa mi viene utile soprattutto per l'organizzazione del canale YouTube, quindi avere proprio tutta la settimana davanti impostata in questo modo, con i video da caricare, quelli da registrare, quelli da editare.
È una cosa che davvero mi è utile, quindi questa è l'unica cosa di Tiger che ho preso perché mi serviva e la userò per il canale YouTube, quindi per l'organizzazione del canale. Poi ho preso queste spugnette per i piatti. Ora, queste non è che non servano, parliamone, sono cose che servono sempre, però in realtà non mi servivano fatte in questo modo e soprattutto non mi servivano oggi perché ce l'ho già, ne ho già un po' di scorta. Ma quando le ho viste non ho resistito perché, ragazzi, sono a forma di cuore. Io ancora non le avevo viste, spero riusciate a vederle bene, forse di qua la vedete meglio, azzurre e rosa. Quando ho visto le spugne per i piatti a forma di cuore, ho pensato non posso non comprarle. Non è indispensabile che la forma sia a cuore per usare la spugnetta per i piatti, ma erano bellissime. Quindi, ragazzi, per il prezzo che avevano, perché mi sembra costavano 1 euro, non potevano restare lì, assolutamente. La stessa cosa ve la dirò per tutto il resto delle cose che vi farò vedere, perché nulla era indispensabile. Però, io non devo entrare da Tiger, ragazzi, io non devo entrare da Tiger, perché se ci entro, esco sempre con un sacchetto pieno, non dico stracolmo, ma comunque pieno di cose. Vabbè, lasciamo perdere. Ho comprato questi, sono degli stickers, hanno il fenicottero, hanno delle palme, dell'ananas, credo che fossero i rimasugli di stickers estivi questi. Però, insomma, mi piacevano, ho pensato di arricchire un po' la mia agenda, anche se io non sono una patita di decorazione dell'agenda, però ogni tanto qualcosa ci attacco anch'io, quindi insomma. Li ho presi. Poi ho preso un set di buste bianche, queste qui classiche, perché ogni tanto io utilizzo le buste. Poi ho preso un set di matite. Queste sono 8 matite, sono matite normali, però sono colorate sull'esterno, quindi sono le classiche matite, quelle con lamina classica. Però hanno tutti questi colori bellissimi. Io devo dire che utilizzo abbastanza le matite, ma insomma non è che mi servivano 8 matite adesso, però mi piacevano tutte colorate, mi piacevano molto. Poi ho preso una confezione di cerotti nella scatola di latta e questi sono cerotti rosa con tutti i cuori, quindi molto molto femminili. Io soprattutto li ho presi perché poi volevo recuperare la scatola, quindi i cerotti classici, quelli che solitamente comprate al supermercato o in farmacie, che hanno la scatolina di cartone classica che ha il cerotto disegnato sopra, che secondo me non è niente di che, possono essere magari trasferiti in una scatola di latta come questa, che è un pochino più carina. Quindi diciamo che sul mio bagno, sulla mensola del bagno, anziché quelli lì con la scatola di cartone classica, preferisco vedere questa scatolina. Quindi l'ho presi per questo motivo. Poi aprendola ho visto che i cerotti all'interno sono rosa e hanno i cuori. Non si vedono perché sono fasciati adesso, quindi lo vedete solo in controluce. Però magari si possono utilizzare anche per quelle emergenze in cui vi fanno un pochino male le scarpe dietro e magari ci andate a mettere un cerottino, così lì non si vede, e anche se sono rosa con i cuori, pazienza. Comunque mi piaceva la scatola. Poi ho preso un pochino di penne per la mia collezione di penne strane, perché io ho un sacco di penne un po' particolari. Poi magari vi farò un video e vi farò vedere tutte le mie penne perché sono un po' particolari. Comunque questa stile cinese, giapponese con il kimono disegnato sopra, è la classica donnina orientale, diciamo così, e mi piaceva. Questa è una penna classica di quelle fatte in questo modo, che schiacciate qua sopra e esce la mina, se ci riesco, aspettate perché l'ho fatto prima e quindi ci devo riuscire anche adesso. Eccola qua, quelle fatte così. E devo dire che mi piaceva moltissimo. Poi ho preso questa perché mi ricordava tantissimo le discoteche degli anni 70 o degli anni 80, quando c'erano queste sfere luminose. Non so se ci sono ancora perché è una vita che non vado in discoteca, però andavano comunque di moda in quel periodo. Se ci sono di nuovo, sono state riprese da quell'epoca. E mi ricordava appunto questa cosa qua, quindi mi sono presa anche questa penna. Poi ne ho preso una fantastica, in realtà ne ho preso due, ma sulla seconda c'è un motivo. Questa qua mi piaceva, c'era in diversi colori, io ho preso questa qui, color lilla e viola, eccola qua,
È una penna normalissima, quindi non sono quelle che andate a, diciamo, a schiacciare, ma sono quelle classiche al tappino, fatto così, vedete, si apre in questo modo. Mi piaceva tantissimo, ha questo fiocchetto e ditemi voi se non è stupenda. Io la vedo tantissimo abbinata a me questa penna, è proprio la mia. Però quando ho visto questa penna ho pensato, io non posso comprarmela e non comprarne un'altra per una persona che ora non nomino, perché questa persona si ritroverà questa penna come aggiunta al suo regalo di Natale. Non vi dico chi è, perché se qualche amica o parente sta guardando questo video, glielo vado a spoilerare. Quindi non dico per chi, ma qualcuno a Natale riceverà in regalo, in più, oltre al regalo classico, diciamo, questa penna, e quindi ne ho preso due per questa ragione. E poi l'ultima penna che ho preso è questa, che mi piaceva veramente tantissimo. Eccola qua, questa. L'ho presa rosa perché comunque è il colore che vedo di più vicino a me, quindi mi piaceva tantissimo. Però su questa penna io devo aprire una parentesi, perché devo dire che non l'ho scoperta da Tiger. Quando sono entrata da Tiger avevo già in mente di comprarmela, perché l'ho vista nel video di Elisabetta R. Magari vi lascio il suo video giù in info box, così andate direttamente a vederlo. Lei ha fatto un video con suo figlio Filippo, hanno fatto vedere dei regali che hanno preso per una compagna di scuola per un compleanno, e tra le tante cose hanno mostrato questa penna. E quando l'ho vista ho pensato: no, assolutamente, questa io non posso non averla. E sono andata da Tiger per comprarmela. Poi quando sono entrata lì ho visto altre cose, vabbè, finisce sempre allo stesso modo. Comunque andate a vedere il video di Elisabetta, così oltre a vedere questa penna vedrete anche altre cose di Tiger. Poi ho preso questo portaspazzolino che è un po' marmorizzato. Spero lo vediate, perché io so di avere delle pessime luci. Comunque è marmorizzato, ha questi colori che tendono al blu grigio, bianco, quindi è un po' particolare. Ne avevo già comprato uno l'anno scorso, ma era blu di plastica, non aveva niente di che. Questo devo dire che è molto più bello e lo utilizzo in viaggio soprattutto. Si apre in questo modo, andate a metterci lo spazzolino da denti dentro, poi lo richiudete e ve lo portate via, cioè ve lo portate in viaggio oppure anche a casa se volete. Io a casa di solito non li tengo chiusi così, però è utile, è una cosa utile, mi piaceva molto fatto in questo modo, con queste sfumature, con questo effetto marmo, quindi insomma l'ho trovato molto carino. E poi ho preso una scatola di latta contenente delle caramelle alla frutta, eccola qua. Queste non le ho prese per me, a dire la verità, le ho prese per un'altra persona, però è comunque una scatola carina che ha dentro delle caramelle alla frutta, quindi mi sembrava una cosa sfiziosa, diciamo così. E poi l'ultima cosa, che è quella golosa, è stata presa in una pasticceria della mia città, pasticceria svizzera dal 1910. In realtà è un bar che c'è nel centro della mia città che ha un delizioso angolo pasticceria. Si chiama Moody, questo bar rimane proprio nel centro città, in pieno centro. Ha avuto anche un momento difficile perché lo avevano chiuso, poi è stato riaperto, quindi insomma ha una storia un po' particolare, ma io sono stata comunque molto attratta da una cosa che ho visto in vetrina, che adesso vi faccio vedere, la apro e la vediamo insieme. Perché dovete sapere che a me piacciono tantissimo le paste alla frutta, quindi quando io vedo le paste alla frutta ne rimango attratta. E quindi mi sono comprata questa pasta qui con i mirtilli, ve la faccio vedere, con i mirtilli, le fragole, i mirtilli rossi, ed è veramente una cosa sfiziosa. Io non sono una persona che mangia tanti dolci, però quando vedo le paste alla frutta, diciamo che la mia golosità è messa un pochino più a dura prova. Quindi se qualcuno mi porta delle paste e all'interno ci sono quelle alla frutta, io sono felice. Inoltre, guardate che bella confezione che mi hanno fatto, quindi insomma, è, diciamo, una pasticceria che sicuramente merita una visita se siete di Genova o se passate da Genova. Vi lascio magari il link di questo bar, perché poi è un bar, ristorante, pasticceria, fa un sacco di cose, ve lo lascio giù in info box,
Così vedete tutti i recapiti eventualmente. Non è sponsorizzato, perché io questa pasta l'ho pagata con i miei soldi e nessuno mi ha chiesto di fare pubblicità. È una mia iniziativa, diciamo così. Questi sono tutti i miei acquisti d'autunno più che altro perché li ho fatti in questa stagione, ma comunque c'era la tovaglia che è a tema tipicamente autunnale. Fatemi sapere nei commenti se anche voi fate acquisti da Tiger, ma penso di sì perché chi è che non fa acquisti da Tiger? E da Casanova io vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi mando un bacio enorme.